Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a parlare al signor Briney per farci portare a percorso 109. Eccoci qui. Dopo aver battuto Rudy, il capo palestra, nello scorso episodio, che se vi siete persi vi invito ad andare a vedere, tocca continuare ad esplorare Hoenn. La nostra squadra è questa: Corphish a livello 12, che dovrà prendersi un po' di punti esperienza. Con Basken a livello 16, Grovyle a livello 17, Swallow a livello 23 e Pikachu a livello 60, perché come ben sapete ci siamo già fatti Kanto, le isole Orange e Johto prima di arrivare ad Hoenn, quindi lui è già a livello 60. Lì ci sarà un allenatore da battere subito, quindi direi di andare senza ulteriori indugi. Ma voi tre Pokémon are ready, i miei Pokémon acquatici Sono pronti. va bene. Sailor Hei, anzi Huey. Allora, andiamo di Vice Grip. Ah, qui che attacca. Corphish ha una bella difesa, eh. Corphish ha davvero una bella difesa. Infatti vedete che gli fa molto più danno con Pistola Acqua, che è speciale. Andiamo un po' di Bubble Beam. Ecco, perfetto, così ci ha diminuito l'attacco e riusciamo comunque a tirarlo giù. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, se lo state credendo, di scrivermi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di Hoenn, quali sono i vostri episodi preferiti. Qual è il vostro ricordo riguardo questo cartone? Insomma, tutto quello che vi pare. Qui mi sa che Corphish ci lascia, esatto. Mannaggia il Corphish. Mandiamo a questo punto con Basken. E ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Questo è scontato. Perfetto. Washed out, lavato via. A questo punto, ragazzi, però, devo tornare un attimo a Dewford, a Bluruvia, eccoci qui. E devo curare il mio Corphish, non spreco un rivitalizzante così a caso. Anche perché dove stiamo andando, ovvero a Porto Selcepoli, potremmo comprare un bel po' di cose, quindi i soldi me li tengo per lì. Ritorniamo al percorso 109, come vedete ci ho messo boh, 30 secondi, quindi non sono stato lì a tagliare. Salve. Ci sono molti item, molti oggetti nascosti qui sulla spiaggia. È così rilassante venire qui una volta ogni tanto. Quindi adesso riesco a trovare qualcosa. Qui c'è un revive. Vediamo se anche qui c'è qualcosa. Nope. Vediamo. Controlliamo sotto gli stendini, eh. PP up. Ecco qua. Qui niente. Parliamo a lui. Ah, un allenatore. Porto Selcepoli è carino, ma non ha delle palestre. Infatti, Porto Selcepoli non avrà delle palestre. Questa sarà una parte più di, diciamo, sfida agli allenatori. Ecco. Andiamo di Crabhammer. Comunque gli fa parecchio male. Andiamo a questo punto di Vice Grip. Vai che con questo salirà il nostro bel Corphish. Ah, ci diminuisce l'attacco, eh. Però gli facciamo un brutto colpo, che arriva proprio quando deve arrivare. Ottimo così. Tra l'altro il Corphish di Ash non si evolve mai, da quello che so. Non si evolve mai in Crowdunt. In caso scrivetemi se ho sbagliato a dirlo, eh. Però non mi sembra si evolva mai. Ah, questa ha appena ottenuto il suo primo Pokémon. Quindi anche questo non si evolverà mai, gli daremo una pietra stante appena inizierà a volersi evolvere. Ok, contro di lui magari cambia un Pokémon e mandiamo Grovyle. Protezione, bravo, bravo Madikip, fa trovo la scelta giusta. Andiamo di semitraglia. E addio Madikip. Corphish a livello 14, Grovyle a livello 18. È stato divertente, vabbè, se ne sei sicura. Questa spiaggia così divertente ci dice: ho così sete, ma. But I can never win. Ah, ho così sete, ma non riesco a vincere. Perché questo tizio qui, intanto controllate qua che ottenete delle cose, una soft sand in particolare, vinci contro di me e ti darò un premio. Questo tizio qui, praticamente, è il top capitalista di questa spiaggia. Si è preso tutte le acque fresche della spiaggia e le vende solo a chi riesce a batterlo. Perlomeno non ci fa pagare per provare a batterlo. Contro Gyarados manderei Swallow, il nostro Pokémon di Hoenn più forte attualmente. Ah, guardate che danno che fa anche a Swallow, eh. Andiamo di all'acciaio. Ah, non gli fa poco danno, giusto. Fatto la cavolata. Andiamo di aerosalto. Ah, lo senti, eh? Certo, fai male anche tu, Gyarados infamella. A parte che avremmo avuto Pikachu che con
sfiorandolo solamente l'avrebbe battuto. Knockoff non ci interessa attualmente, però è comunque una mossa che è di tipo buio e fa 65 di danno, quindi togliamo il rafforzatore che è inutile, almeno in PvE. Gran bel lavoro, grazie. E se gli parlate di nuovo, vi dà un'acqua fresca. E ora inizia a venderle. Vorremmo acquistare acqua fresca a volontà. E direi che quasi quasi lo facciamo, perché sono migliori delle pozioni. Ecco qua, prendiamone un bel po'. E le useremo per curarci al posto delle pozioni. A questo punto guardate, ma le pozioni non le vendo, le userò comunque prima o poi. Qui abbiamo una Big Pearl, che possiamo vendergli subito. Direi di vendere qualche roba inutile che abbiamo trovato ultimamente. Appunto questa Big Pearl, via. Poi abbiamo trovato anche una pepita da qualche parte noi. O forse mi sto confondendo con un altro gioco Pokémon. Ah, ecco qua, pepite, due. Vai. Almeno ci facciamo un minimo di ordine nello zaino. Stardust, via. Vediamo se c'è qualcos'altro da vendere che vedo così velocemente. No, questo no. Guardate quante pietre stanti abbiamo. Potremmo venderne qualcuna in realtà, e non ce ne servono così tante. Vendiamone una, dai. Tanto non ce ne servono così tante, davvero. Hard scale, queste sì, per i ricordamosse. Allora, poi per il resto basta. Ok, abbiamo venduto tutto quello che dovevamo vendere. Qui c'è un altro... Ah, l'abbiamo già preso, giustamente. A lui non possiamo dare l'acqua fresca, peccato. Tu sei un allenatore, eh? Mi sei di allenatore. Ho recentemente trovato la mia ragazza. Wow, spero che tu l'abbia trovata per la prima volta, non che tipo fosse persa e tu l'abbia trovata. Allora, contro Swampert, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo Grovyle. Lo chiama per forza, cioè danno 4 per dovrebbe essere. Swampert, acqua terra, una bella semitraglia e guardate che danno. Addio. Sto aspettando che il nostro bel Grovyle impari Fendifoglia. Niente, non la impara. Allora, ora il nostro Corphish è a livello 18, ottimo. È più forte di Combusken, tra l'altro, quindi direi di mandare Combusken davanti ora. E a Corphish diamo magari una Mystic Water. Che dite? Per aumentargli la potenza delle mostre di tipo acqua. Ecco fatto. Allora, qui non so bene se ci siano degli strumenti nascosti da trovare. Tanto siamo arrivati a Slateport City. Eccoci qua, a Porto Selcepoli. Vediamo da questa parte cosa c'è prima. Strumentini? Nessuno strumento? Vediamo, è così. Niente. Magari qui nell'angolo? No, nemmeno. Vabbè, ci ho provato. Torniamo su. Ed eccoci arrivati a Porto Selcepoli. Andiamo prima qui a destra, vediamo cosa c'è. Ah, c'è un faro. Salve. Il mare è così grande. Grazie, lo sappiamo. Il raggio dal faro raggiunge dozzine di miglia di distanza. Mi domando se la luce disturbi i Pokémon acquatici. Boh, può darsi. Ma non credo sia così forte da disturbarli. Mentre qui abbiamo dei negozi. Guardate quanta roba potremmo comprare qui. Un bordello. Slateport Market. Unique items found nowhere else. E infatti qui ci saranno degli strumenti molto interessanti. Ogni volta che visito il market mi faccio prendere e spendo un casino di soldi. Allora, lui vende le proteine. Ok, le vitamine in generale, però queste non ci servono. L'unico da cui probabilmente non compreremo nulla. Tu invece vendi le bacche, un altro da cui non compreremo niente, perfetto. Poi vediamo qui sopra invece, salve, tu cosa vendi? Ah, questo vende le Pokéball. Allora, dei consigli sulle Pokéball così veloci da usare in questo gioco. Le Levelball prendetele, ma prendetene un casino, perché tanto le userete al posto delle Pokéball. Praticamente tutti i vostri Pokémon attualmente saranno di almeno 2 livelli superiori a quelli dei selvatici, e le level ball avranno un catch rate molto alto, quindi. Ah sì, giusto, avrei dovuto comprarne 10 alla volta per avere le premier ball. Comunque le lure ball sono abbastanza inutili, le moon ball se volete comprarne così giusto per averne un po', ma alla fine vi serviranno a questo punto se avete già catturato i Pokémon delle precedenti generazioni che si evolvono tramite pietra lunare. Vi servirà solo per Skitty e Munna in teoria.
le Free Hand Ball abbastanza inutili, le Love Ball pure. Le Heavy Ball invece sono abbastanza utili per alcuni magari leggendari o alcuni Pokémon di tipo roccia o acciaio che sono molto pesanti, quindi magari prendetene un paio. Poi le Fast Ball sono utili per catturare alcuni Pokémon veloci, ma è lo stesso discorso che ho fatto per le Peso Ball, ovvero le Heavy Ball. Alcuni Pokémon sono molto veloci, specialmente leggendari, useremo le Fast Ball. Repeat Ball, ovvero le Timer Ball. Ah no, scusatemi, le Repeat Ball non sono le Timer Ball. Le Repeat Ball sono quelle che vi fanno catturare dei Pokémon che avete già catturato. A me che sto facendo il Livindex potrebbero servire, quindi ne prendo un po'. E le Timer Ball invece sono utilissime per i leggendari. Quindi queste le useremo contro i leggendari, ne prendo un bel po'. Ne prendo 50. Ok. A questo punto io stavo cercando anche le Velox Ball. Perché non le trovo? Forse le vendi tu? Forse le vende il tuo amico? Sì, infatti, eccola qua. Allora, Nest Ball, carina ma niente di che. Net Ball è usabile in alcuni... su alcuni Pokémon, come vedete Water e Bug Pokémon, sono buone, quindi io un paio le prendo. Ecco fatto. Le Dive Ball no, sono abbastanza inutili, la Luxury Ball pure, la Heal Ball pure, la Quick Ball invece è molto utile. Cioè, voi adesso ogni volta che incontrerete un Pokémon selvatico che vi interessa catturare, qualunque sia il suo livello, qualunque sia la sua rarità, tirate una Quick Ball di primo turno. Via, una Quick Ball veloce. E se viene catturato bene, se no andate con le altre ball. E la Dusk Ball è situazionale, come anche le, come vi dicevo, le, come si chiamano, le Heavy Ball e le Fast Ball. Ok, lo avete in inglese. Ah, tra l'altro qui è uscita una notifica che devo togliere, voi non la state vedendo in questo momento. Ecco fatto. Ok, tolta. Allora, bye. Lui cosa vende? Invece lui vende gli incensi. Se non li avete presi durante la Lega di Kanto, perché volevate aspettare, qua li potete trovare quando volete. Il Wave Incense vi servirà, oltre alle evoluzioni che ho già fatto, per esempio, per far schiudere, per far fare un uovo da cui esce Mantyke da Mantine. Dovete dargli il Wave Incense, per esempio. Io ho già tutto di queste, quindi non compro nulla. Vediamo invece tu cosa vendi. Ah, questo vende gli strumenti evolutivi. Quindi quando vi servirà evolvere qualcosa, venite qui. Venite qui e prendete quello che vi serve. Vediamo, tu invece cosa vendi? Altri strumenti evolutivi? Sì, altri strumenti evolutivi. Quindi se vi servirà qualcosa, basta venire qui e prenderlo. Io magari mi metterò a farlo off video, perché fuori dal video non ha molto senso far vedere tutte le evoluzioni che faccio, anche perché è una cosa abbastanza lenta. Devo solamente stare a comprare roba e a far evolvere i Pokémon. Any Pokémon you get in the trade can't have its nickname change. Sì, ogni Pokémon che ottieni da uno scambio non puoi cambiare il nome. Lì c'è il team Magma, però io stavo cercando il centro Pokémon prima. If you want to change the name of your Pokémon, get it. Ok, va bene. Vai dal giudice onomastico per cambiare il nome di un Pokémon. Salve. Ok, questa vuole diventare più grande per partecipare alle gare, ai contest. Però prima di andare alle gare andiamo a visitare questa casetta. Salve, ok, tu sei il giudice onomastico. Perfetto. Niente da fare con lui. Eccolo qua il centro Pokémon. Salve. Ragazzo, sono davvero stanco. Sono venuto qui da Marvel City. If I didn't know the city was so big, I would have brought my bike, ok? Va bene. Questo avrebbe portato una bicicletta se avessi saputo che questa città era così grande. Va bene, vecchietto. Come vedete abbiamo speso un botto di soldi. Want to know the trick to battling? You do it by raising different kinds of Pokémon in a balanced way. Ok, perfetto. Questo ci dice che il trucco per combattere molto efficacemente è allevare diversi tipi di Pokémon in maniera bilanciata. Grazie. Ok, scambi Pokémon con i tuoi amici, giusto? Se un Pokémon sta tenendo un oggetto quando viene mandato via, diventerà due volte più felice, va bene? Va bene. Praticamente ci deve regalare roba agli altri. Allora, qui, io a questo punto a Swallow, item, give. Non so che oggetto stia tenendo Swallow, non me lo ricordo, ma io gli darei il
Moneta amuleto. Dov'è? Vediamo se lo trova. Il moneta amuleto. Perché devo guadagnare più soldi, ragazzi. Devo guadagnare più soldi e quindi voglio sfruttare al massimo le opportunità. Allora, vediamo se lo trovo, questo moneta amuleto. Eccolo qua, amulet coin. Vai. Bright powder, sì, toglila. E a questo punto, sì, gli altri li tengo così, va bene comunque. Grovyle, purtroppo non mi impara fendifoglia e non dovrei avere delle mosse di tipo erba fisiche in queste MT ancora, vero? Perché Earthquake, Thunderbolt, fisiche di erba non ce le ho. Non dovrei proprio averle. Vediamo, Vediamo. No, non ho ancora delle mosse di tipo erba fisiche. Affrontiamo il Team Magma. Non ostacolarci, ci dice questo Team Magma. Prima volta che vediamo il Team Magma in Pokémon Fire Rush, tra l'altro. Con Houndoom. Ok. Noi a questo punto dovremmo usare Quick Attack. E non gli facciamo nulla. Ok, forse con Flame Charge facciamo di più. E ci serve anche aumentare la nostra velocità, visto che lui... Visto che eravamo in Spirit Eye, dato che ha attaccato prima una volta lui, una volta io. L'importante è che non mi bruci, poi può usare Braciere quanto vuole. Perfetto. Mighty Hyena, lasciamo con Basken. E andiamo ancora di Flame Charge. Ah, mi ha diminuito l'attacco, allora andiamo di Ember. Shadow Ball, questo fa male. Andiamo ancora di Ember. Wow, buono. Ho beccato un roll più alto e l'ho battuto. Livello 18. Ah, sì, capisco. Bravo, capisci. Pensi che puoi sconfiggermi? Sì, certo, penso che io possa sconfiggerti quando voglio, come voglio. Allora, manda Houndoom anche lui. A questo punto usiamo ancora Flame Charge. Ah, verocino la Houndoom. Ah, Flash Fire, ok. Non possiamo attaccare con le mosse di tipo fuoco. A questo punto devi cambiare Pokémon e mandare Corphish. Eccoci qui. Smog. Non avvelenato. Niente, mi ha avvelenato. Infamella. Allora, Crab Hammer. Questo dovrebbe fargli abbastanza male. Minchia, one shottato. Gli fa male, sì. Corphish prende un bel po' di punti stare di livello. Mighty Hyena di nuovo. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Grovyle. Oh, questi due tizi del Team Magma comunque ci hanno dato abbastanza filo da torcere, eh. Certo, hanno dei Pokémon fully evolved a livello 14, quindi non ha molto senso questa cosa. Però Grovyle l'ha disintegrato. L'ha proprio disintegrato. Andiamo poi di Quick Attack e addio. Ok, livello 20 e Assurance. Garanzia dovrebbe essere, giusto? È comunque tipo buio. Al posto di Mega Drain. Io glielo tolgo Mega Drain, tanto abbiamo Giga Drain, se non sbaglio, come MT. Perfetto, andiamo a curarci un attimo Pokémon velocemente, tanto è qui sopra il centro Pokémon. E poi volevo controllare una cosa velocemente di Grovyle, perché mi sembrava che potesse... devo controllare se è cresciuto di più in attacco o in attacco speciale. Penso in attacco, sinceramente. Penso proprio in attacco. Però sempre meglio, volevo solo controllare, sempre meglio controllare. Allora, sì. No, in attacco speciale in realtà è cresciuto. Anche in attacco speciale. Ha sia attacco che attacco speciale molto alti, però di più attacco speciale. Ok, quindi a questo punto converrebbe magari insegnargli Giga Drain. Dovrei avercelo, vero? Omega Drain. Ah no, Energy Ball, giusto. Una cosa speciale era questa. Vai. Avevo una mossa speciale di tipo erba, me lo ricordavo. Ecco, al posto magari di... Boh, gli toglierò più o meno tutte queste mosse. Dato che non mi soddisfano. Ok, perlomeno ora ha Energy Ball da usare. Proseguiamo. Ok, quando ero una bambina questa tizia visitava spesso il museo. Questo è il museo. Dobbiamo affrontare questa Tabita. Sergente del Team Magma, immagino. Vorresti fermarci e non farci prendere dei campioni di rocce?
You're very misinformed to think you can do so. Sei davvero disinformato se pensi che tu possa farlo. Boh, va bene, Tabita. Ma sei maschio o una femmina? Non mi ricordo nemmeno Tabita. Tabita dovrebbe essere un nome da femmina, in teoria, no? Ok, mi diminuisce l'attacco, allora noi andremo di Ember. Ah, doppio team. Intanto inizio a bruciacchiarti, cagnolino. Bravo che non fallisce. Ah, iperraggio, davvero? Va bene, signor Matiena, con iperraggio a livello 16. Non importa, lo so che non importa. Potresti anche aver vinto, ma è troppo tardi. Il campione di roccia è nostro. Non metterti mai in mezzo al Team Magma. Ok, entriamo nel museo, vediamo cosa c'è. Benvenuto nell'Oceanic Museum. L'Oceanic, Lost Reference. It is not the most impressive thing in this city, but feel free to look around. Non è la cosa più impressionante di questa città, ma hai visto l'altra città come è messa? Cioè, la cosa migliore è un Pokémon Market. Su questo non possiamo interagirci. Forse su quella pipa sì, però. No, troppo, è proprio all'interno del tavolo. Alcuni ladri hanno rubato dei campioni di roccia. Cosa faremo? Non lo so io. Qui non penso ci sia molto da fare, comunque. Siamo solo entrati a dare una visitina. E in teoria a Porto Selcepoli dovremmo aver finito quello che c'era da fare. Ah no, manca il contest. Manca di andare a vedere cosa c'è da fare nel contest. Quindi andiamoci. Andiamo qui. Ecco qua, salve. Tempo di prepararmi per la gara, per il contest. E lo farò con te. Va bene, fantallenatore Robert. Ti mandi Milotic, davvero? Bella! Bella Milotic, so che è il Pokémon preferito di alcuni, eh. Andiamo Grovyle. Tornado ci usa, va bene. E noi usiamo Energy Ball, che dovrebbe one-shottarlo. Sì, infatti. Perfetto, con Basking vorrebbe imparare Aerosalto, direi assolutamente sì. Al posto di Quick Attack. Perfetto, elegante. E certo che sì. Il fiocco è suo, va bene. Anche se sto abbattuto, però il fiocco è tuo, eh. Infamella. T'ho appena abbattuto, però, eh. Allora, entriamo qui dentro. E c'è Vera. Che tempismo, Glacial. Ho appena perso la mia prima gara. Fantastico, brava, Vera. Mi serve più esperienza se voglio diventare una grande coordinatrice. Va bene. Potresti aiutarmi? Certamente, Vera, combattiamo. Anche perché non è che abbia molta scelta. Sono obbligato a combatterti. Però ho davanti Corphish. E tu hai Torchic, quindi sai già che fine farà, vero? Esattamente. Spiaccicato dalla chiara di Corphish. E non mi ha dato manco dei punti esperienza, vergognati. Contro Beautifly lasciamo Corphish e andiamo ancora di Crabhammer. Ah, attenzione, Silverwing fa male, eh? Però fa male anche Crabhammer. Ventargente dovrebbe essere Silverwing, no? I think I picked up a few things. Oh, penso che di aver imparato qualcosa. Un paio di cose. Grazie per l'aiuto. Prego, Vera. Sempre lieto di aiutarti. After spending years in this town, I decided to help out and teach the move. Magic Room. Ok, questo vuole insegnarmi Magic Room. Nessuno dei miei vuole impararla, quindi niente. Tu invece cosa vuoi? Ok, la gara è fantastica, lui è entrato. Sei amico di May? I guess I have time to beat you too. Ah, questo ci sfida anche lui, ok? Perché siamo amici di May, va bene. Ah, con Roselia però. Ok, qua forse conviene cambiare Pokémon e mandare con Bastian. Assolutamente sì. Tanto Corphish farà comunque il livello 20. Magical Leaf ci avrebbe fatto malissimo su Corphish. Mentre noi facciamo Flame Charge e penso che Roselia non resista, appunto. Perfetto. Double Hit, certamente, Double Hit non è affatto male. Al posto di Vice Grip dovrebbe essere buono. Toglie 15 in più, però ha 90% di precisione, ma tanto in caso abbiamo una Puff, quindi sì, togliamo Vice Grip. Togliamo Vice Grip. E livello 21 che per con Bastian. Che sorpresa, grazie. Tu cosa vuoi? Ah, niente, mi dispiace, ma abbiamo mancato la deadline. Abbiamo mancato la data di scadenza per iscriverci.
I only needed one more ribbon to win. What am I going to do now? E niente, questa gli serviva solamente un fiocco in più per vincere, ma non ce l'ha fatta. Allora, torniamo qui sotto. Eccoci qui. Parliamo alla signorina. Perfetto. E dopo aver completato Porto Selcepoli, noi ci dirigiamo a nord. Eccoci qua, lui adesso dovrebbe farci passare. I can't believe she lost. Niente, mi spiace. Questo è l'aeroporto di Slateport. Però non possiamo entrare. Forse da qui? No, nemmeno. Ok, questa zona è abbastanza chiusa. Ah, qui abbiamo un marinaio. Non sono ancora pronti per partire. Chissà se ci sono degli strumenti nascosti qui dentro. Non so sinceramente, forse qui? Qui? Nada. No, ok, niente strumenti nascosti. Ho fatto un check veloce così. O magari ci sono e non li ho trovati io. Ma prima di andare ora nel percorso 110, il video direi che può finire qui. Ti ricordo di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!